Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Thimbleweed Park. Allora ragazzi, mi vedete sorridente tutto quanto perché forse ho trovato un modo per sbloccare la situazione, ma prima di iniziare la puntata una premessa. Tra la scorsa puntata e questa io ho passato davvero molto tempo a girare a vuoto come un imbecille cercando di capire che cosa diavolo dovessi fare. E non è stata esattamente la migliore delle sensazioni possibili. Però forse sono arrivato a una qualche soluzione e faccio prima a mostrarvela. Allora, vedete qui in questa zona, io mi sono sempre chiesto, va bene, questa cosa qui sarà un rimando ai vecchi giochi dove c'era la X, il tesoro. Ecco, vedete? Vedete quella persona che sta passando? Ecco, quella gente è... Ogni volta che ci torni, in questo posto ne passa uno di diverso, che passa su quella pozzanghera lì e va verso la foresta. Io cerco di seguirlo, ma lui sparisce. È l'unica cosa che mi è venuta in mente. Io tutte le volte che torno qua c'è una persona diversa che entra dentro la foresta e sparisce. Ora, ci deve essere qualcosa dentro quella foresta. Io non ho ben idea di che cosa, però qualcosa dovrà pure esserci. Quindi, mi è venuto in mente questo. Devo trovare un qualcosa che possa segnare le... pozzanghere, però l'unica cosa che mi viene in mente è questo liquido qui, cioè i rifiuti radioattivi eccetera, ammesso che si possa raccogliere. Ho provato a raccoglierlo con un sacco di cose, però in effetti c'è una cosa che non ho provato ancora e esatto, perché l'ho trovato recentemente ma ero dimenticato di averlo. Andiamo un po' qui alla fabbrica con Dolores e vediamo se quello che ho pensato funziona o è una cavolata stratosferica. A me sembra una mezza cavolata, a dir la verità, però non si sa mai in queste cavolo di avventure grafiche se salta fuori qualcosa di improbabile che invece funziona benissimo. Ora è pieno fino all'orlo di rifiuti radioattivi. Ecco, che cosa vi avevo detto? Ecco qua. Ma voi ditemi se era una cosa che si poteva capire. Dannazione. Bene, adesso andiamo un po' al sentiero. Noi adesso ci mettiamo questo bel coso di rifiuti radioattivi con la pozzanghera. Scommetto, meglio non contaminare l'acqua mentre qualcuno mi può vedere. Cos'è? Ok, perché qualcuno stava passando. Adesso vediamo un po' una cosa. Con lei andiamo via e torniamo alla fabbrica, perché scommetto che poi lei servirà là. Usiamo l'agente Rice. L'agente Ray. Facciamo un giretto. E aspetta. Io scommetto... Esatto, guarda, dannazione, lo sapevo. Lo sapevo che questa cosa improbabile a cui avevo pensato invece era quella che avrebbe funzionato. Oh. C'è questo ruggito di orso che non promette niente di buono. Guarda te. Oh, fermi tutti. Allora, abbasso il governo, pericolo, accesso vietato. Recinto elettrico. Examiner. Au. Recinto elettrico. Non mi posso avvicinare. Esamina il tastierino di sicurezza. Uso il tastierino numerico. Non so cosa metterci. Che cosa ci dovrò mai mettere? Vedi, c'è il furgone della pizza lì. Aria, via da qua, eccetera. Che cosa ci potrò mai mettere? Un secondo però. Oh, ora che mi ci fai pensare. Magari... Non ci posso credere, ha funzionato anche questa. Sì, ci siamo presi una bella scossetta, ma adesso la batteria è carica. E... Va bene, questa cosa del tastierino numerico ci penseremo poi. Però... Ah, bunker super segreto. Adesso c'è il... Perfetto. Adesso, perdonatemi un secondo perché...
forse ora si può fare qualcosa con quella sorta di furgone. Il furgone con il furgone elettrico. It appears to be the on-off lever for this. Usa la leva. It's now in the off position. Oh, ecco, sì. Perfetto. Ora un secondo. Credo sia il momento di rileggere il manuale di istruzioni. Devo andare con Dolores. Se non sbaglio. La sicurezza della fabbrica della Pilotronics ci sta molto a cuore. Ok. D'accordo, l'avevamo già letto. Ora richiamare 6175. 6175. Chi ce l'ha il cellulare adesso? Dannazione. Ah, ce l'ha lei. 6175. Grazie per aver chiamato il servizio automatizzato di informazioni della Pilotronics. Per oggi l'orario di avvio corretto per la stazione 1 è 2 e 25. Allora, sì, allora 2 e 25. Mi ricordo che era, sì, ogni dispositivo di sicurezza è impostato a 5 minuti da quello precedente. Ok. 2 e 25. Siamo passati prima davanti alla stazione 2. Esamina l'orologio. Però come si... Ah no, aspetta. Un'altra cosa qui che avevo pensato è... Effettivamente quella sorta di... cosa che sembrerebbe un foro rotondo, no? Dolores, spostati un secondo, un attimo. Usa l'orologio da tasca con l'orologio. Oh, e ha funzionato! 2.25. Allora. Perfetto. Bene, questa l'abbiamo capita, perfetto. Ora ci tratta soltanto di fare la stessa cosa su tutte le stazioni, immagino. Usa l'orologio da tasca con l'orologio. Che bello, che un po' di cose adesso finalmente iniziano a filare. 2.25, 2.30. Adesso la stazione 3 dovrebbe essere qui. Esatto. Usa l'orologio da tasca con l'orologio. 32.35. Perfetto. Che meraviglia. Allora ragazzi, che mi ci è voluto un po' per sbloccare sta cavolo di situazione, eh. Ho girato davvero per un sacco di tempo. Yeah, si è aperta. Perfetto, andiamo un po' con Dolores. Esame il pulsante. Usa il pulsante rosso. No, insomma, si sono fermate, devono essere incastrate. Cos'è? Tira le grandi porte. Si sono aperte un po' di più. Oh oh. No, forse ho capito. Forse ho capito. Cioè ci devo andare tipo con tutti. Ok. It opened a little more. Aperto un po' di più. Allora, sto prendendo le persone un po' più adulte nella speranza che faccia una qualche differenza. Ho aperto un po' di più. They're now unlocked. They're now unlocked.
Ma mi... no, mi sa che devo usare anche gli altri. Allora, fabbrica abbandonata, vai. Vai, vai, corri, corri. Credo che qualcuno possa infilarsi dalle porte ora. E scommetto. Esatto. E scommetto che lei era l'unica quando era fine, eh? Oh yes. Porca bip. Puoi dirlo forte, clown. Non può essere. Non è possibile. Cosa hai fatto, zio Chuck? Parte 7, la follia. Molto bene. Madonna, che bellezza, ragazzi, ci siamo sbloccati. Voi vedete le puntate una dietro l'altra, ho fatto gli opportuni tagli, eccetera. Ah, ehi, sembrano delle verghe che vanno su e giù. Zitto, Ransom. Oh, beh. Dicevo, voi potete vedere le puntate in tranquillità più o meno, anche se pure nelle puntate mi sono bloccato molto spesso, eh. Però, santo iddio, voi non sapete quanto cavolo ci ho messo. Allora, vediamo un po'. Che sono tutte queste macchine? Verso il pannello. Non posso andare lì, quei robot SR01 mi ucciderebbero. Ah, l'avevo letto sul manuale. Devo trovare un manuale per riprogrammare i robot senza uccidere tutti. Aspetta, il manuale? Tira il pannello. Verso il pannello di controllo. Attenzione, robot SR01 in modalità pattuglia. Danger. Danger. SR01 robot. Warning. SR01 danger. Danger. Warning. SR01 robots in patrol mode. D'accordo, allora. Quel pannello di jumper è per un sistema di sicurezza robotica SR01. Devo trovare un manuale per riprogrammare i robot senza uccidere tutti. Dove posso trovarlo un manuale? Beh, allora, effettivamente dovrebbe essere stanza dello... Beh, nella stanza dello zio Chuck ho cercato veramente ovunque. Potrebbe essere in libreria. Però chissà come faccio, come farò a trovarlo. Vabbè, intanto andiamoci. Allora, facciamo questo qua con la vanga, sempre. Allora, esamina l'Indextron 3000. Manuale di sistema di sicurezza SR01, yes! Sezione 2.1. Vai! 2.1? Ok, pensandoci non ci sono mai andato qua sopra. Allora, fermi tutti. Vediamo un po' la sezione 2.1. Allora, Belnica Chef. Ok. Droid Rebellion. È tutto in inglese, non so come mai. Ma non penso che sia questo. L76. Programmare l'SR01. Eccolo qua. Vediamo, il robot di sicurezza SR01 è il modello più aggressivo e sicuro per i compiti di sorveglianza e protezione. È in grado di proteggere di tutto, dalle piccole stanze alle grandi fabbriche, con la sicurezza delle valvole Pillowtron. L'avanzato radar frontale, posteriore e laterale fornisce una copertura completa dell'area circostante. L'SR01 è stato programmato appositamente per violare le tre leggi della robotica ed è estremamente pericoloso in caso di uso erroneo.
si consiglia di seguire un corso completo di certificazione SR01 prima di provare a effettuare la manutenzione. Molto bene, insomma. Con la centralina con jumper ad accesso remoto è possibile personalizzare il tipo di guardia richiesto. Sono disponibili modalità di ogni tipo, dal controllo passivo alla dissuasione programmata, passando dall'eliminazione a vista. Ogni 2-3 settimane i robot devono essere disattivati piazzando il jumper rosso in posizione E23. Facciamo che me lo segno, scusate un attimo. Allora, rosso E23, jumper verde in posizione B12 e il jumper blu in posizione C45. La manutenzione deve essere effettuata solo da personale qualificato e certificato. Leggendo questo manuale, rinunciato ufficialmente al diritto di fare causa alla Pilotronics in caso di morte per smembramento. Molto carino. Direi di sì. Allora, molto bene ragazzi. Ci siamo. Esamina la mappa. Andiamo alla fabbrica. Ok. Molto bene. Dai, facciamo questo. Vai, sono tutti i personaggi che sono lì dentro. Tranne il fantasma Franklin. A proposito, tu sei ancora qui, giusto? Quali sono le tue cose da fare? Fuggire verso l'aldilà e basta. Ma vabbè, ci penseremo poi. Ora andiamo un'occhiata e usiamo il pannello di controllo. SR01 robots in patrol mode. Allora, il rosso era E23. Danger. E23. Danger. SR01 robots. Verde B12. E blu C45. SR01 robots in SR01 sono in modalità manutenzione. Ora è sicuro entrare nella fabbrica. Così dovrei aver disabilitato i robot. Abbiamo via libera. Perfetto. C'è qualcos'altro da vedere? Sembrerebbe di no. Andiamo verso il corridoio. Cosa c'è qua? Tanto raccogliamo il granello di polvere. Mamma mia, ma che diavolo? Non c'è altro. Un altro granello di polvere. Corridoio. Installazione virus. Virus installato. Tanto c'è un altro granello di polvere qua. Va bene ragazzi, allora abbiamo fatto un sacco di cose. Va bene, questa puntata era ricca, ma è dovuta al fatto che io ho passato un sacco di tempo a cercare di fare di farmi un'idea di che cosa fare dopo, in modo da raccogliere tutte le idee e portarvele tutte insieme in una nuova puntata, altrimenti le puntate morte sarebbero state un po' troppe. Grazie a Dio hanno funzionato, che bello. Va bene ragazzi, allora per questa puntata è tutto, non vedo l'ora di registrare la prossima e con tutta probabilità sarà subito dopo questa. E noi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già se non l'avete già fatto. Mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.